Sì, ok, fermi. Prima di allarmarvi e agitarvi, aspettate la sigla che poi ne parliamo. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti qui su YouTube e qui in un nuovo video per quanto riguarda iSpazio. Mi presento, sono Giulio Brotini, su YouTube iGiulio32, forse qualcuno di voi mi conoscerà oppure anche semplicemente ha sentito parlare. Faccio video su YouTube da parecchi anni ormai, purtroppo, per fortuna. Come sappiamo, in Italia il mestiere di videoblogger è spesso sinonimo di disoccupato. Quindi, in sostanza, sono anni che mi dedico al mondo della Apple, al mondo dell'iPhone, diciamo, in tutto questo ecosistema che ormai sta perdendo, per quanto mi riguarda, un pochino le sue radici principali, un po' con la filosofia che c'era dietro con Steve Jobs, e sta diventando sicuramente qualcosa di più grande, ma più anonimo. Detto questo, cosa ci faccio sul canale di iSpazio? Ho rubato la password? No, anche se ci ho provato, ho scritto da come Zuckerberg, ma c'era scritto errore. Comunque, in sostanza, cosa sta succedendo? Sta succedendo che sto provando a collaborare con iSpazio, stiamo cercando di creare una collaborazione per quanto riguarda il mondo video. Non sono l'unico YouTuber che è entrato un pochino a far parte o che cerca di far parte di questa gloriosa e bellissima community, che comunque sia iSpazio è sicuramente tra i primi due, i primi tre blog nazionali per quanto riguarda questo mondo, quindi obiettivamente senza battute per me è un privilegio far parte di questa community, di essere entrato a far parte di questa community. Cosa farò su questo canale? Su questo canale in sostanza farò un video alla settimana, bene o male, di risposte alle vostre domande qui sotto negli articoli, appunto nei commenti, sia su Facebook e sia di novità, in sostanza un video diario, ovvero un vero e proprio videoblog dove in modo molto sereno, sia appunto con i vostri commenti, cercheremo probabilmente di fare anche delle dirette su Facebook, per quanto riguarda le novità, i rumors, i sistemi operativi, quindi piuttosto che le beta di iOS 10, le beta di Mac OS Sierra, watchOS 3, Apple TV, insomma abbiamo veramente di tutto. In modo molto semplice, questo format sarà, per quanto mi riguarda, plasmato da voi utenti, quindi sarete voi a decidere cosa trattare, in che modalità, in che tempi, in che modo, perché comunque secondo me un prodotto bello, per quanto siano le mie possibilità e le mie potenzialità, per carità, un prodotto bello è bello se costruito con tutti insieme, sia i produttori, in questo caso io, sia gli utenti che siate voi, quindi datemi consigli, critiche, forti critiche, tranne sui miei capelli, che comunque sia, come sappiamo, hanno i giorni contati. Tutto questo per dire cosa? Per dire che cerchiamo appunto di creare una nuova realtà all'interno di iSpazio. iSpazio è un blog che funziona veramente molto bene, come sappiamo è attivo dal 2007, se non sbaglio, 2007-2008, insomma quando uscì il primo iPhone, e di conseguenza siamo giunti a un momento dove c'è bisogno anche di fare un pochino di contenuti multimediali diretti come possono essere i video, e di conseguenza io ed altri YouTuber che arriveranno nel corso, insomma, dei prossimi giorni, proveremo a fare questo insieme, ovviamente in collaborazione con tutti i grandi vlogger di iSpazio, che sicuramente dedicano parte della loro giornata, parte della loro settimana ad arricchire questa community, questo insieme di persone che, per quanto ci possano essere commenti abbastanza fuori luogo ogni tanto, del tipo beta di iOS 10, il commento sotto, come si prepara il salmone, non ha molto senso, però indubbiamente ci sono anche tante persone invece che commentano da anni e di conseguenza si è creato un vero rapporto di amicizia, un rapporto di conoscenza, e questo è il valore aggiunto che dà a questo blog, a questa piattaforma, sicuramente un qualcosa in più rispetto ad altri. Il mondo è pieno di blog che bene o male trattano tutti gli stessi argomenti, ma secondo me, per mio modesto modo di vedere, è la qualità che conta, non tanto la quantità. Detto questo, comunque, di cosa parliamo? Parliamo della novità più eclatante, ma anche no, perché non c'è in realtà niente di poi così eclatante, ovvero iOS 10. Parliamo un attimo di iOS 10. Dunque, iOS 10 è stato rilasciato e presentato in versione beta all'ultimo WWDC, Worldwide Developer Conference. Cosa c'è di no? Quali sono le vere novità? Una cosa, e appunto qui parto subito con una domanda per voi, che magari sicuramente spero che perlomeno quelle 13-14 persone guarderanno il mio video. La domanda è: secondo voi perché quest'anno iOS 10 è molto più incentrato sull'iPhone rispetto che sull'iPad? Voglio dire, per
Prendiamo in esempio la rinascita di iOS avvenuta nel 2013 con iOS 7. Con iOS 7 la Apple ha ridisegnato l'interfaccia grafica, alcune è piaciuta, alcuni meno, va bene, gli stessi discorsi. Ma con Steve Jobs non sarebbe mai successo, va bene. Tutti questi discorsi mettiamoli da una parte, chiudiamoli a chiave e diamogli fuoco. Andando invece nei discorsi utili, con iOS 7 la Apple ha introdotto tante novità. Assolutamente no, al di fuori dell'interfaccia grafica l'unica novità vera di iOS 7 è stata il centro di controllo, lo swipe dal basso verso il centro dello schermo, sia su iPhone che su iPad, per avere le scorciatoie per quanto riguarda le connettività e il player musicale. Quindi novità in sostanza non ce ne sono state più di tanto. Con iOS 8 cosa è arrivato? Sono arrivate le nuove condivisioni, quindi il sandbox parziale, quindi le applicazioni non lavorano più al 100% all'interno di un recinto delineato, ma bensì possono essere collegate, quindi ad esempio arrivarono molte applicazioni con la sincronizzazione esterna, ad esempio la possibilità di uploadare direttamente dal rullino foto una foto su Google Drive, arrivata con iOS 8, e QuickType in sostanza. Queste furono le novità di iOS 8 e anche lì obiettivamente non fu un sistema operativo particolarmente famoso per le novità. Lo abbiamo apprezzato tutti semplicemente perché è uscito nel 2014 con l'iPhone 6, che di fatto nel bene o nel male, per alcuni copiata, per alcuni meno, i discorsi sono sempre gli stessi, è arrivato l'iPhone 6 che di fatto fu una vera e propria rivoluzione, soprattutto il modello Plus, prima volta nella storia che Apple produce un phablet. Poi nel 2015, l'anno scorso, è arrivato iOS 9 e iOS 9 di fatto è andato a operare in modo particolare su cosa? Sul segmento tablet e sul segmento iPad. Perché? Perché di fatto era più in crisi. Nel 2015 la Apple ha subito la più grande perdita per quanto riguarda il mondo tablet. Perché? Perché aveva un sistema operativo che in sostanza iOS 8 non potevi fare pressoché niente, e dall'altra parte è stato l'anno di nascita di Windows 10 e della rinascita, se vogliamo, dei Surface. Quindi iOS 9 cosa ha introdotto? Lo split screen, il picture in picture, il fatto di avere la possibilità di simulare un mouse premendo su due dita con la tastiera, proactive, insomma un insieme di funzioni che hanno reso di fatto l'iPad più produttivo. E è proprio per questo che nello stesso anno, nel 2015, è stato rilasciato un iPad Pro da 12,9 pollici, che è attualmente in mio possesso, e poi a marzo, sempre con iOS 9.3, l'iPad Pro da 9.7. E di fatto sicuramente il passaggio generazionale che troviamo da iOS 8 ad iOS 9 per quanto riguarda gli iPad è indubbiamente importante, anche se poi tante applicazioni non sono ancora ottimizzate. Facebook. Veramente vergognoso. Fatto sta che comunque siamo arrivati a iOS 10 e io personalmente allo scorso WWDC mi aspettavo un continuo di questo cammino, quindi di fatto magari un'applicazione iCloud Drive migliorata per la produttività su iPad, la multiutenza vera su iPad, la gestione delle finestre migliorata per quanto riguarda gli schermi più grandi come può essere l'iPad Pro da 12, un multitasking, quello dell'iPad laterale dove si switchano le applicazioni, con un motore di ricerca in alto per avere un criterio di ricerca delle applicazioni. Non c'è stato niente di tutto questo, ma piuttosto, appunto, iOS 10 si incentra molto di più sull'iPhone. Rise to Wake, la possibilità per quanto riguarda gli ultimi iPhone, l'iPhone 6S, l'iPhone SE, l'iPhone 6S Plus, di accendere lo schermo appena lo si vede. La nuova finestra delle notifiche dei widget, sicuramente è comoda anche su tablet, ma comunque è molto più valorizzata su iPhone. La funzione delle chiamate, che sicuramente rende di fatto l'applicazione telefono attuale, no? Integra appunto le VoIP API, cioè quindi le chiamate WhatsApp, Telegram, Skype, Line, quello che volete. Sicuramente una cosa molto incentrata più sull'iPhone. La stessa applicazione messaggi, ok, posso andare a messaggiare con le faccine e i disegnini, tra l'altro secondo me una presentazione pompata a bestia per niente, dei messaggi, sì, la posso utilizzare su iPad, ma sicuramente è un'applicazione che utilizzo molto di più su iPhone. Quindi di fatto le novità per iPad su iOS 10 quali sono? Lo split screen di Safari e basta, che per carità, utile, ma cosa? Nel senso, ma avete messo in vendita degli iPad molto belli, molto costosi, non c'è stato alcun miglioramento per quanto riguarda il supporto dell'Apple Pencil, perché io nel 2016 non posso prendere appunti su una pagina web con l'Apple Pencil, dato che la pago 109 euro. Esempio, e la stessa tastiera, non ci sono funzioni in più. Quindi di fatto la domanda è: perché secondo voi iOS 10 è incentrato molto più sull'iPhone? Io mi sono dato una risposta, e la mia risposta è molto semplice.
Per quanto il mercato tablet sia in crisi, in realtà no, è in stagnazione, il che vuol dire che i tablet durano molto di più nel mercato. Basti pensare ad esempio all'iPad 2, uscito con iOS 4.3 a marzo del 2011, e di fatto andrà in pensione a settembre 2016, perché comunque iOS 10 giustamente e fortunatamente non sarà compatibile. Quindi di fatto un tablet dura 5 anni, se vogliamo, mentre e di conseguenza se ne vendono meno, quindi questo secondo me crea stagnazione. Per quanto riguarda i telefoni invece, che durano sicuramente meno, i telefoni hanno un clima e un giro di vita di solito intorno ai 24 mesi, quindi 2 anni, il mercato degli smartphone secondo me è prossimo ad una crisi esistenziale, quindi secondo me iOS 10 è andato ad operare nei valori e nei settori in cui l'iPhone era un pochino arretrato, ad esempio messaggi nativi, ad esempio l'applicazione telefono, l'apertura di Siri alle terze parti, i filtri foto aggiuntivi per quanto riguarda il rullino foto, le nuove mappe, tutte queste cose qui che sicuramente iOS 10 appunto per me è un grande sistema operativo per quanto riguarda i telefoni. Parentesi, secondo me non c'è più differenza di filosofia tra Android e iPhone, e su questo punto di vista probabilmente ha vinto la filosofia di Android. Per quanto riguarda i tablet, io non nascondo la mia delusione appunto verso questo nuovo sistema operativo, che per carità non è male, lo sto provando in beta, ma potrebbe essere veramente molto di più. Quindi non lo so, ditemi voi, questo è un primo video, giudicatemi negativamente, potete picchiarmi con un rastrello, e comunque vi sarò sempre grato per questa possibilità. Quindi io vi ringrazio e ringrazio tutti voi, lo staff di iSpazio, per avermi permesso di provare appunto a pubblicare dei contenuti su questo canale, su questa piattaforma. Per il prossimo video appunto aspetto il vostro feedback. Giulio, tagliati i capelli. Giulio, ucciditi con un rastrello. Giulio, compra delle bistecche. Ci vediamo al prossimo video, rispondetemi qui alla domanda perché sono molto curioso, indubbiamente dobbiamo iniziare un pochino a parlare. Se volete seguirmi sui miei social, Giulio Brotini lo trovate su YouTube, su Twitter, su YouPorn, su Pornhub e in questura. Ciao!